Avete visto la Salemme? No, ancora no. Niente? No. Siamo aperti. Cosa sapete dirmi dello spettacolo? Qualche informazione? Siete riusciti a raccoglierla? Magari amici che hanno visto lo spettacolo? Assolutamente no. Perché adesso lo stiamo vedendo, quindi non le posso dare nessuna informazione. E di Salemme invece cosa mi dite? Beh, che cosa dobbiamo dire? Che è un attore che realmente sa il fatto suo. Ecco, da buon napoletano posso dire che realmente sono venuto anche per questo, perché diciamo mi attira anche la napoletanità, quindi sono venuto a vedere questo attore che penso questa sera mi darà anche la gioia di passare una bella serata. C'è qualcosa di bello che sta accadendo nei teatri italiani da tanto tempo. Sono in molti, tantissima gente che si reca a teatro a vedere lo spettacolo di Vincenzo Salemme, Il Diavolo Custode. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, Vincenzo Salemme torna dal suo pubblico con questa commedia campione di incassi. Il nostro diavolo custode un giorno sale sulla terra per offrirci una seconda possibilità, la seconda chance che tutti vorremmo e che presenta dei risvolti davvero inattesi. Siamo al Teatro Politeama di Catanzaro, la nostra caccia si conclude qua, siamo riusciti a incontrare Vincenzo Salemme, ieri sera c'è stata la prima serata, un grande successo, questa sera da qui a poco inizierà il secondo appuntamento con Il Diavolo Custode. Come ti sei trovato nei panni del diavolo? Ma è un diavolo abbastanza anomalo e mi somiglia molto, perché è quasi un uomo, perché è la voce della coscienza di Gustavo Gambardella, per cui è molto umano. Com'è nata l'idea di questo spettacolo? Ma le idee nascono da sensazioni, stati emotivi. L'ho scritto una prima volta 4 anni fa, poi l'ho riscritto 2 anni fa e da quando l'ho messo in scena l'ho più volte rimaneggiato, per cui sono cose che nascono all'interno dell'anima proprio. Questa commedia è campione di incassi, come stanno andando, come procede con la vendita al botteghino? Ma ormai mi fai una domanda quando ormai è finita la tournée, grazie a Dio è andata benissimo, lo posso dire con dati certi, questo è uno spettacolo che ha fatto incassi in 250 repliche circa 4 milioni e mezzo, quindi è proprio una cifra da cinema, insomma. Che non vanno tutti in tasca a me, però non pensiate, perché dei 4 milioni e mezzo bisogna, cioè, se ne tolgono circa 4 milioni di tra teatri, spese eccetera, per cui si fa non tanto per i soldi ma per la gloria. Qual è il fine di questa tua commedia? Ecco perché hai deciso di scriverla, cosa vuoi dire allo spettatore? No, ma io non penso mai di... penso sempre che parlo a me stesso e in questo modo spero che lo spettatore si ritrovi con me nelle cose che mi domando, alle quali rispondo. Sono discorsi che faccio insieme allo spettatore. Parlando di te come attore, programmi per qualche altro film? Ecco, stai preparando qualcosa per il cinema? Sì, uscirà il mio film che si chiama Fuori Nevica ad ottobre, che è già finito, già girato, uscirà ad ottobre per la Warner e poi l'anno prossimo ci sarà il nuovo spettacolo. Grazie, gentilissimo. Grazie a voi.
E un altro protagonista di questa commedia, tu sul palcoscenico in questa commedia fai la parte di Gambardella, vero? Gustavo, sì, Gustavo, quello è, diciamo, a cui capitano tutte le disgrazie. E infatti gli si presenta il diavolo perché dice che ha una vita grigia, con la famiglia che non rispetta, ha un bar che già che si chiama Vespasiano, non è proprio una buona premessa di successo. E gli si presenta il diavolo per offrirgli una seconda possibilità in cambio dell'anima, che lui naturalmente rifiuta. E poi c'è un finale che però vabbè non sveliamo, perché la reazione, quale sarà la reazione a tutte le sue vicende, si vedrà solo in scena, no? Nella vita reale le cose vanno così come a Gustavo, non penso? No, per carità, no, assolutamente no. Anzi, va molto, tutto fin troppo bene, quindi speriamo di continuare così. Che fai nella vita? No, faccio l'attore, evidentemente. No, sono un po' l'alter ego del diavolo, però poi non si sa chi è più diavolo, se è più diavolo il prete o il diavolo stesso. La faccia però è da prete, devo dire, eh? Te l'hanno detto già altre volte, scommetto. Il fisico stava bene, insomma, al prete, come mia fisicità. Cosa sveliamo ai nostri amici, quelli che ci stanno seguendo, in merito a questa commedia? Cosa possiamo dire in più? Che è una commedia attualissima, che riesce a agganciare da dentro gli spettatori, e forse questa è la ragione del successo. Parli del diavolo e ne spuntano le corna. Abbiamo trovato così in giro per i camerini qua al Teatro Politeama uno degli attori di questa commedia, che è stata davvero straordinaria. E a te come va, insomma, come va la vita da diavolo? No, va bene, perché poi fare il diavolo vicino a Salemme, insomma, deve andare a forza bene, fa divertente anche per me. Però a me sembri più un angioletto fuori dal, devo dire, fuori dal palcoscenico. Mi dai questa impressione totalmente diversa. Perché mi conosci poco. Di dove sei? Io sono originario di Battipaglia, però ho mamma che è calabrese, e da parecchi anni, diciamo, insomma, siccome poi abbiamo anche una familiarità con ecco, la Calabria, diciamo, io faccio, interpreto sempre un ruolo del catanzarese, perché sono i catanzari, e quindi, diciamo, insomma, mi sta portando anche molta fortuna. I miei nonni, insomma, sono calabresi, di Capo Bonifati, però poi ovviamente, insomma, in tutta Italia, siccome noi giriamo in tutta Italia, la cosa è simpatica, perché ovviamente, insomma, a Milano non è che sentono la differenza di dialetto, però siamo venuti qui a Catanzaro e ovviamente ho detto di essere di Scalea, perché poi il catanzarese magari dice no, ma il dialetto non è quello. Ma la lingua che parli sul palcoscenico, da dove è venuto fuori? È proprio Capo Bonifati, perché io ho mamma che è di questo paese in provincia di Cosenza, che è vicino a Diamante, vicino a Belvedere Marittimo, e ho imparato questo dialetto che stiamo utilizzando in maniera molto simpatica, ovviamente sempre con molta ironia, perché tra la cosa del calabrese c'è anche un grammolò che io utilizzo, e quindi, diciamo, è più, come dire, molto teatrale, quindi fa ridere. Quando parla, sì, esatto, quando parla, insomma, quando... Questo è un grammolò sostanzialmente, un grammolò, però c'è di fondo il dialetto cosentino, ecco. Ma nella vita sei proprio così come appari sul palcoscenico, oppure è peggio? No, è come sto parlando con te, no, siamo proprio così. Poi ovviamente, insomma, si è seri nei momenti in cui si è seri, e poi, ma quando c'è da ridere, e soprattutto nelle commedie di Vincenzo Salemme c'è da ridere, si ride, ridiamo soprattutto noi, quindi vi invitiamo a venire, ridete con noi. Prova un po' a salutare i nostri amici, quelli che ci stanno seguendo, così con questa tua lingua particolare. Dai, un saluto per gli amici della Calabria. Aspetto un spettacolo, facciate un prezzo, perché i biglietti non si trovano. Mi raccomando, sì, in tutta Italia, noi siamo in tutta Italia, quando vedete Vincenzo Salemme, venite allo spettacolo e pagate i soldi per lo spettacolo, perché sennò non campiamo. Ok, grazie.